Torri Mutina 2019, terza edizione, seconda volta al Parco Novi Sad come area di ritrovo, partenza e arrivo nell'accogliente area funzionale del Palamolza, che ha ospitato la segreteria, che ha ospitato la consegna premi e il cerimoniale finale. Giornata grigia, attesa, annunciata come da pronostico, questo però non ha scoraggiato i podisti abituali, che hanno confermato la loro voglia, la loro passione, la loro fedeltà a un evento che vantava già in bacheca 37 anni, quando si chiamava Corri Mutina. La partenza, come era un anno fa, da Viale Montecossica tra lo stadio e il bar stadio, per dare là alle 9.30 la prova non competitiva che ricalcava le caratteristiche del 2018. Due percorsi attraverso il centro storico e il Parco Ferrari di 5-10 km, scuole in numero minore anche per il ponte, la prima pausa scolastica dal 15 settembre, e il mondo podistico abituale hanno in ogni caso onorato l'impegno che ha messo insieme gli enti di protezione sportiva, Fratellanza, Croce Rossa, tutto il comune di Modena e tante realtà imprenditoriali modenesi, che hanno voluto esserci come un anno fa alla kermesse che va sempre in onda, in scena, la prima domenica del mese di novembre. Ma come l'anno scorso, ancora una volta l'evento ha portato alla ribalta anche i protagonisti della mezza maratona. Modena la voleva, l'ha riproposta, ha confermato la sua adesione, 542 i nastri di partenza, di cui 132 donne, grande risposta anche al femminile. La gara si snodava sul doppio giro di 10,5 km, che ha permesso ancora una volta di ribadire la prova a staffetta maschile e femminile mista. Per la cronaca, la gara maschile ha visto la vittoria per distacco già creatasi nel corso del primo giro, l'ha firmata il 27enne reggiano di Tuano Simone Corsini, che difende la casacca della palestra Eden di Reggio, in 1:12:55, lasciando a 1:15:48 il secondo classificato, il vincitore uscente, il modenese Tommaso Manfredini, che è arrivato decisamente provato e alla fine ha provato a sognare la rimonta anche Miller Artioli, che ha concluso al terzo posto a pochi secondi dalla fetta di Pieve Pellago. Poi nell'ordine Rolla Slatter, Giacomo Carpenito, Gerardo Salvatore, Fernando Tosti, Giuseppe De Marino, Andrea Fornaciari, l'altro reggiano Giuseppe Rini. Ha parlato reggiano come un anno fa invece la gara femminile, ha confermato il suo stato di salute e di forma Isabella Morlini, che ha vinto questa volta non andando così veloce, ma ha vinto a prescindere in 1:24:34, 2 minuti più lenti rispetto al 2018, ha lasciato a quasi 4 minuti la seconda classificata, la modenese di Frassinoro del 3:30 running team Emanuela Marcolini, podio per la carpigiana del 60 all'ora Lucia Ricchi, ai piedi del podio Nicoletta Venturelli del 3:30 a Roden Trail, e poi quinta la trevigiana della scuola di maratona di Vittorio Veneto Cristina Viotto, la veronese Chiara Pacchiega, la modenese Chiara Galavotti, Mildia Sacchi, Annalisa Tironi, Valeria Montanari, per completare la top 10. Ma le emozioni più forti ancora una volta erano anche confermate la prova a staffetta, che ancora una volta è stata nel segno della Fratellanza Modena grazie alla coppiata Mohamed Moro in prima frazione da Andrea Baruffaldi, che ha completato l'opera di ragazzi in maglia gialloblu. Vittoria nel crono complessivo di 1:12:03 a 5 minuti e 43 secondi. Gli inseguitori con Tarricone e Spadoni, targati Formiginese, MDS Panaria del gruppo, e podio per Marcello Messori, Filippo Capitani, poi Alessandro Bianchi e Giancarlo Bonfiglioli, quinta piazza per Tirapani e Calzolari. Questo per quanto riguarda il meglio delle staffette maschili. Per quelle femminili, dopo la conferma al maschile, la Fratellanza si è riproposta anche al femminile grazie a Leonora Chiodi ed Elisa Fontana sul duo Scaglioni Mongera, Sabrina Cuoghi e Sonia Del Carlo. Ci sono quindi le carte regole per guardare con ottimismo al futuro con questo gruppo di lavoro che, nonostante il maltempo, ha saputo regalarsi e regalarci una domenica importante. L'appuntamento è già in calendario, 8 novembre 2020, anno olimpico. Speriamo che porti fortuna anche alla Corri Mutina. Stamattina abbiamo dato il via alla tradizionale Corri Mutina, siamo al terzo anno dopo aver preso il testimone dalla Corri Modena. Sono partiti i non competitivi, quindi le famiglie, le scuole, i bambini, che nonostante il tempo non abbia aiutato, la pioggia non abbia aiutato, hanno comunque risposto e stanno camminando o correndo per le vie di Modena. Più tardi daremo il via invece alla competitiva, che ha raggiunto i 500 iscritti, che era il limite che si erano posti, l'obiettivo che si erano posti gli organizzatori, quindi direi tutto bene. Signori, ma soprattutto signore che ci guardate sempre con attenzione, buongiorno da Modena e dalla Corri Mutina. Perché Corri Mutina? Perché da 2 anni la Corri Modena è stata sostituita, modificata dalla Corri Mutina. La giornata non è proprio delle migliori, però sia che piove che fa bello, che ci importa? Abbiamo l'ombrello ovviamente. O il e il cappello. Ah, ecco. Allora, è una tradizione classica,
è la prima domenica di novembre e tutte le scuole, i bimbi elementari, quindi scuole superiori, scuole medie, paritarie e non, sono qua per fare una giornata di sport. Abbiamo un pubblico che va dalle 5 alle 7 mila persone, ma da due anni abbiamo una novità, c'è anche la mezza maratona di Modena, che è una novità molto importante. Perché siamo qua? Siamo di fronte allo stadio e quindi un luogo di sport che tanti anni ci ha appassionato e per tanti anni ci ha fatto sognare e talvolta anche arrabbiare. Ma la cosa più bella dello sport qual è, signori che ci ascoltate, ma soprattutto signori, è farlo lo sport. Ecco perché siamo qua, perché il tempo non ci ferma e perché comunque questa giornata di sport ci porta ad essere qua insieme. Giovanni, dai, raccontaci qualcosa. Ma oggi è una giornata così, anche se uggiosa, in giro una corsa ci sta bene. Una giornata uggiosa, bella questa cosa. Claudio, dopo tanti anni anche tu qua. Dopo tanti anni, comunque siamo contenti di essere qua, perché altrimenti essere a casa, al caldo delle nostre appartamenti, delle nostre case, non era indicato. È meglio essere qui in compagnia, in buona compagnia soprattutto, anche se, come dicevi tu prima, il tempo non ci aiuta, però dai, lo facciamo volentieri. Bene, allora, da Giovanni, Claudio e Massimo è tutto, a voi la linea, alla prossima, ciao grazie. Ciao. Molto bene, la pioggia ci voleva, Modena è bellissima, io abito a Padova ma sono nata a Modena, per cui è stata un'emozione tornare qua. Come percorso, come è stato? Molto bello, facile, semplice, indicato bene, e quindi anche per una come me all'inizio è stata proprio una bella emozione. Ospitalità e ristori, che ci vuole sempre, e adesso mi riposo. Come è andata? Come percorso? Perché chi me lo fa fare di la mattina e venire qui con la pioggia? Mi ha fatto di volontà e basta. Bisogna alzarsi e venire a correre tutti i giorni. Lo fa sempre questo turismo? I 10 km da solo 2 mesi. Okay. Come è stato? Bello, bello. Mi piace sempre Modena. Anche perché sono di Modena. Come è stato secondo lei? Logisticamente organizzato veramente bene. Sì, percorso libero, tutto bello.